International Marconi Day ed è stata realizzata una pubblicazione adatta ai ragazzi. Sì, noi da diverso tempo, da diversi anni, facciamo delle giornate marconiane sempre collegate con le scuole di Santa Marinella e di Civitavecchia e ogni anno dedicate a un argomento scientifico di cui Marconi, diciamo, ha effettuato i primi esperimenti qui tra Santa Marinella, Santa Severa e Civitavecchia. Quest'anno l'abbiamo dedicato agli 80 anni della prima trasmissione televisiva col brevetto Marconi EMI della BBC. Io sono stato a Londra, sono stato ricevuto dal vicepresidente della BBC e tutto il materiale, buona parte del materiale che vedete è materiale inedito che mi è stato concesso quando sono stato a Londra. I ragazzi della scuola, dell'Istituto Comprensivo di Santa Marinella, grazie alla fondazione, hanno potuto lavorare su Guglielmo Marconi e abbiamo realizzato un libro didattico, il che significa scientifico e preciso, ma allo stesso tempo semplice e adatto per le scuole. Questa iniziativa l'abbiamo fatta in collaborazione con la Oxford University Press, perché loro, essendo di seconda media, quest'anno hanno fatto la biografia di Marconi in italiano e l'anno prossimo ciascuno di loro porterà un piccolo capitolo in inglese come esame finale. E il sindaco già ha annunciato che c'è un'apertura dell'aeronautica militare che per la prima volta ci è consentito di entrare quest'anno e noi speriamo nel tempo che aumentino le visite e che questo che era il centro radioelettrico di Marconi possa soprattutto essere messo a disposizione delle scuole, dei tanti turisti che arrivano a Civitavecchia e di tutta la popolazione di Santa Marinella. Quindi è un progetto delle scuole, diciamo, ma è anche un progetto di riscoperta, come prima ha detto l'avvocato Cacciaglia, della eredità culturale di Santa Marinella e di Civitavecchia e del comprensorio, che è grandissima. Solo chi la conosce riesce a rendersi conto di tutto quello che c'è stato qua. Avvocato, come ha detto il professor Spinelli, è una riscoperta della storia non soltanto di Civitavecchia e Santa Marinella, ma di tutto il comprensorio, e la Fondazione Carici va ancora una volta ha dato una mano per far sì che questi ragazzi possano conoscere questa storia. Sì, assolutamente. Noi siamo sempre vicini a questo tipo di progetto, così come siamo vicini al territorio che riteniamo parte fondamentale della nostra storia. Ora, ricordare, ma soprattutto far ricordare giovani figure come quella di Guglielmo Marconi, secondo me è fare un po' anche un'immersione in una storia importante per il nostro territorio, ma oserei dire proprio per l'umanità in genere, che non dimentichiamo mai quello che ha fatto Marconi e il beneficio che ha dato a tutta l'umanità, possiamo dire. Quindi io mi complimento con chi, con l'amministrazione comunale, con il professor Spinelli e il suo staff, perché questi progetti sono soprattutto per i giovani, poi possono essere anche chiaramente per i turisti, possono essere per tutti, anzi ben vengano, però l'importanza, ecco, che ci siano dei giovani che leggano queste pubblicazioni e vengano colti da una curiosità che di conoscere sempre meglio quel periodo, di conoscere sempre meglio quello che è successo e di avere sempre di più quello spirito di voglia di informazione che sicuramente gli aiuterà a crescere. Sindaco, e come diceva sempre il professor Spinelli, un'apertura importante ce l'abbiamo per quanto riguarda i militari, far sì che Torre Chiaruccia possa essere sempre di più visitata. Assolutamente, è un dialogo aperto, vivace e soprattutto continuo con l'aeronautica militare, finalmente, perché è un luogo che può essere il punto d'inizio di procedure importanti dal punto di vista turistico, di conoscenza e soprattutto anche di sperimentazione di quello che è avvenuto nel passato, ma anche per il futuro. Auspichiamo che questo dialogo possa essere chiuso nel breve tempo, che abbiamo i tempi di tutti gli enti coinvolti, quindi probabilmente qualche mese da aspettare ci sarà, però per la prima volta raccolgo positività e soprattutto una ricerca di collaborazione per poter fare qualcosa di importante insieme su questo territorio.